Davanti a Sacchi i rossoneri giocano come ai bei tempi, pressing spietato, velocità e concretezza, anche se sono assenti Albertini, Evani e Donadoni. Bianchi, senza Feller e Aldeir, porta Giannini in panchina, manda Pellegrini sulle piste del fulminante Massaro, Bonacina sulla ruspa Rijkaard e Di Mauro sul saggio Ancelotti. Gullit, particolarmente in palla, passa sulla destra, Simone sulla sinistra. E tuttavia la Roma, prima di cedere, trova lo spazio per colpire un palo con Piacentini. Poi solo Cervone riesce a resistere alla raffica di palloni che gli vengono scagliati contro. È un Cervone super, ma diteci cosa può fare il portiere giallorosso sul primo gol di Van Basten, propiziato da Gullit e Massaro? Nulla. E la rete che sblocca la partita e che la chiude virtualmente, perché la Roma mostra tutte le proprie carenze e la provvisorietà in cui si dibatte. E basta guardare il raddoppio di Massaro per rendersene conto. Il Milan ha una marcia in più. I suggerimenti di Gullit sono continui e preziosi. Stesso spartito nella ripresa. La Roma si offre all'avversario senza molte difese e Cervone sembra l'ultimo baluardo davanti all'orda rossonera. Per Rijkaard è un gioco da ragazzi. C'è Sacchi in tribuna, come sapete, e i difensori del Milan vogliono fargli vedere quanto sono bravi nell'adottare la tattica del fuorigioco. Lo scherzo di Carnevale è immediato e la difesa più forte del campionato si fa sorprendere. Ma c'è ancora un Costa Curta goleador da fuori area ed il Milan fa 4-1. Una bella partita, rovinata tuttavia da chi ama giocare con i razzi. Si sfiora la tragedia, per fortuna tre feriti lievi.